Benvenuti in questo cantiere di ristrutturazione, questa casa a schiera esistente. Oggi vi faccio vedere delle particolarità che riguardano la struttura. È un edificio all'incirca del 1900, siamo a Verona, e il muro, come vedete, è realizzato con una muratura in pietra mista a mattoni. Una volta si utilizzava un po' quello che si aveva in casa. E abbiamo migliorato il comportamento statico di questo edificio andando a realizzare questo solaio del piano secondo in legno, completamente in legno. Abbiamo utilizzato questa L in ferro, appunto, per ancorare il legno al muro e creare questo piano rigido in modo che consenta di legare meglio tutto l'edificio. Qui verrà realizzato il bagno, questa zona, lì la camera e qui il disimpegno. Il vantaggio di utilizzare il legno, questo è un legno, è un Ixna, spessore 14 cm progettato. E il vantaggio cos'è? Un cantiere molto veloce e pulito, qui si sente appunto il profumo del legno, e montaggio ha richiesto il tempo di 20 minuti ieri pomeriggio. Posato questo, la settimana prossima possiamo montare il tetto al di sopra. E questi moduli sono moduli della larghezza circa di 4,5 metri, e stati calati dalla copertura senza l'ausilio della gru, ma solamente con autogru. Adesso andiamo a vedere in quest'altra, che sarà la camera da letto. Si può notare nel passaggio il tetto esistente che presentava i travetti ormai con fenomeni di marcescenza dovuti all'acqua e anche al carico, perché hanno una freccia evidente, poi appunto l'umidità ha fatto il resto per aumentare il degrado dell'edificio. E da quel foro che è stato fatto nel tetto abbiamo calato questo solaio nuovo, sempre in Ixna, legno è abete 14 cm, sempre fissato da parete a parete in modo da creare un sistema scatolare. Interessante qui è vedere la parte nuova e la parte vecchia che sarà mantenuta. Qui andremo a creare con dei pannelli un irrigidimento del solaio in modo da consentire l'utilizzo con un basso spessore del solaio esistente, andando appunto a migliorare le caratteristiche sismiche di questo solaio. Qui faremo l'altra camera da letto. Ok, perciò oggi abbiamo visto il recupero del solaio esistente, sempre con il legno, il recupero dell'intero edificio con un solaio in Ixna, con una tecnica appunto molto veloce rispetto a utilizzare cemento che ha dei tempi di imbrimento molto molto lunghi. Ok, ricordo che la mia casa la trovi su nicolapretti.it, dove puoi vedere altri lavori sempre fatti con il legno. Ciao!